Ciao a tutti, nuovo tutorial base. In questo video vedremo come realizzare la spirale russa, che è un video che già c'è, però come al solito l'ho fatto per il canale inglese, andiamo avanti. Tuttavia, in questo caso la mia spirale sarà un po' diversa da quella del tutorial precedente, perché ho provato a utilizzare tre colori e ho cercato di fare in modo che si disponessero in modo tale da dare l'effetto proprio a spirale. Questo è il campione di spirale che andremo a realizzare insieme. E come vedete c'è questo effetto che non era presente sul tutorial originale che avevo fatto, in quanto in quel caso erano presenti soltanto due colori, quindi l'effetto a spirale sì, c'era, però era diverso. Il video come è strutturato? All'inizio vi faccio vedere i campioni, quindi ho realizzato diversi campioni di spirale, alcuni sono vecchi, altri sono nuovi, e vi faccio vedere che cosa succede se usate perline di diverse dimensioni, vi faccio vedere i vari abbinamenti tra le dimensioni e vi faccio vedere anche come si comporta la spirale se utilizzate un filo diverso. Quindi un conto è la spirale realizzata con fili trecciati tipo Fireline, Wildfire, Power Pro, eccetera. Un conto è la spirale realizzata con fili classici da tessitura, chiamiamoli così, 1G, Sono, Silon, Superlon, bla bla bla, andando avanti. In questo secondo caso la spirale risulta molto più flessibile, vi faccio vedere proprio i campioni. Poi seguirà il tutorial con tutti gli step per realizzare la spirale e infine vi mostro anche come poter montare una chiusura sulla vostra realizzazione, perché sennò altrimenti non sapete come indossare la vostra collana e il vostro bracciale. Quindi vi faccio vedere quali sono gli step di base per montare una chiusura su una realizzazione del genere. Io spero che il tutorial sia chiaro e ci sentiamo al prossimo video. Ciao, ciao, ciao! Questa è la spirale che vedremo come creare insieme. La differenza dalle altre è che è stata realizzata con tre colori, come vedete, bronzo, viola e rosa, e questi colori si inseguono proprio a spirale. Quest'altro lavoro invece è stato realizzato esattamente con gli stessi colori, però ho usato una sequenza iniziale diversa. Vi faccio vedere la differenza di sequenza così vi rendete conto. Nel caso della spirale, che è quella che utilizzeremo come campione per la nostra lavorazione, la sequenza è una perlina 6-0, due perline 8-0 bronzo, una perlina 6-0, due perline 8-0 rosa, una perlina 6-0 e altre due perline rosa misura 8-0. In questo caso cambia un pochino la sequenza perché abbiamo sempre le nostre tre perline 6-0 come vedete, però dopo la perlina 6-0 c'è una perlina bronzo 8-0 e una perlina rosa 8-0 e ho ripetuto questa sequenza di tre perline per altre due volte per un totale di 9 perline alla base. Quindi come vedete la differenza è anche nella disposizione dei colori, qui la lavorazione sembra più confusa, qui invece è più geometrica, più regolare. Sono entrambe belle, dipende l'effetto che voi volete ottenere sulla vostra lavorazione. Simile, ho realizzato quest'altro campione utilizzando soltanto due colori di perline e inoltre ho utilizzato una misura unica. La sequenza iniziale è molto semplice: perlina rosa 8-0, due perline bronzo 8-0 e ho ripetuto la sequenza altre due volte per un totale di 9 perline anche in questo caso. Andiamo ad altri campioni, questo è il più piccolino che è stato realizzato con perline misura 8-0, quelle verdi, e rocaglie misura 11-0, quelle gialle. Poi ancora c'è quest'altro piccolissimo campione realizzato con perline 8-0 nere e anche in questo caso abbiamo delle perline rosse che sono misura 11-0. Questo è un terzo campione realizzato sempre con la stessa dimensione di perline, cioè 8-0 per quelle scure e per quelle violette chiare misura 11-0, sempre rocaille. E vi volevo far vedere la differenza perché praticamente questa spirale, questo tubulare, è stato realizzato con filo Fireline, quindi filo trecciato. Guardate quest'altra spirale invece quanto è più morbida, semplicemente perché ho utilizzato un classico filo da tessitura come il Silon, Superlon, insomma questo genere di fili che hanno molti filamenti e che risultano molto più morbidi. Anche la struttura della lavorazione risulta più morbida e più flessibile. Un altro esempio del genere è questo. In questo caso, innanzitutto ho utilizzato delle perline che avessero una differenza di dimensione più grande, quindi le perline viola sono perline 8-0, le perline invece queste qui quasi rosa sono perline rocaglie misura 15-0, quindi
vi dicevo, c'è una grande differenza di dimensione tra le due. La stessa cosa vale per quest'altro campione azzurrino e rosso. Le perline azzurre sono misura 8,0, le perline rosse hanno misura 15,0. E anche qui potete vedere la differenza tra i fili. In questo caso io ho utilizzato un classico filo da tessitura, Sono, Silon, Superlong, Wanji, questi qua che noi conosciamo bene. Nel caso invece di questo campione sul viola, ho utilizzato filo trecciato tipo Fireline, Power Pro, Wildfire e via dicendo, tutta la varia compagnia. E come vedete, i fili trecciati danno una struttura completamente diversa alla lavorazione, che diventa molto meno flessibile nel caso della spirale russa. Che è un effetto che magari vi può interessare. Mi sembrava carino mostrarvi i campioni perché così già sapete qual è l'effetto finale della lavorazione senza dover fare il tentativo. Questo è un ultimo campione che ho fatto, che è stato realizzato con macadama e gocce. Ho ottenuto questo campione che è carino, però è molto complicato da lavorare, cioè ci vuole veramente pazienza, soprattutto all'inizio, perché queste gocce e queste macadama tendono ad attorcigliarsi tra di loro, non si capisce più niente. Quindi bisogna avere veramente tanta pazienza per disporre con calma le perline e poi alla fine ottenete questo risultato un po' a grappolo che trovo grazioso, insomma, è particolare. Penso di avervi detto tutto a proposito dei campioni e quindi vi lascio al tutorial. Per realizzare la spirale avete bisogno di un ago, io sto usando un John James misura 10 e del filo da tessitura, quello che preferite. Ci sono veramente tante marche, quindi Miyuki, Wanji, Sono, Silon, Superlon, quello che preferite non è un problema. Poi vi servono due colori di perline misura 8-0. Sono rocaille 8-0, entrambe della Togo nel mio caso, e vedete qui i codici dei colori. In più vi serve un colore di perline misura 6-0 e questo è il colore che io sto usando. Inserite sul filo questa sequenza di perline, sono 9 perline, una perlina 6-0, due perline bronzo, un'altra perlina 6-0, due perline rosa misura 8-0, anche quelle bronzo erano misura 8-0 e poi ripetete l'ultima tripletta con la perlina viola misura 6-0 e altre due perline rosa misura 8-0. Con l'ago ripassiamo all'interno di tutte le perline in modo da chiudere la lavorazione a cerchio e vi consiglio di ripassare all'interno delle perline più di una volta, due o tre volte, perché in questo modo andiamo a fissare il filo sulla lavorazione. Il filo è stato fissato sulla lavorazione e con l'ago sto uscendo dalla prima perlina color bronzo che si trova subito dopo la perlina viola misura 6-0. Inserite sull'ago questa sequenza: una perlina misura 6-0, due perline misura 8-0. Poi con l'ago dobbiamo entrare nella prima perlina 8-0 che si trova subito dopo la successiva perlina 6-0. Ve lo dico così perché in questo modo potete individuare la perlina anche se usate un solo colore di perline 8-0. Nel mio caso io andrò a passare attraverso la prima perlina rosa che incontro, che come vedete è proprio la prima perlina 8-0 che si trova subito dopo la 6-0 successiva rispetto a dove sono partita. Sono partita qua, questa è la prima 6-0, questa è la successiva 8-0. Inserite sull'ago questa sequenza: una perlina viola misura 6-0, due perline rosa misura 8-0. A questo punto dobbiamo fare lo stesso ragionamento. Dobbiamo passare con l'ago attraverso la perlina 8-0 che si trova subito dopo la perlina 6-0. Quindi la prossima perlina 6-0 che incontriamo è esattamente questa. La perlina che si trova subito dopo è la prima perlina 8-0. Pronti con una nuova sequenza di perline sul lago. Siccome nella sequenza precedente abbiamo usato perline rosa, questa volta andiamo a utilizzare perline color bronzo. Dobbiamo alternare i due colori. Quindi la sequenza è composta da una perlina misura 6-0 e due perline color bronzo misura 8-0. E dobbiamo fare attenzione in questo punto particolare perché con l'ago dobbiamo andare a passare nella prima rocaille misura 8-0 che abbiamo inserito in questo nuovo giro. In questo nuovo giro, questa è la tripletta che abbiamo inserito sul lavoro, no? E questa ovviamente è la prima perlina 8-0 che abbiamo aggiunto sulla lavorazione. Faccio passare l'ago attraverso questa perlina. Inserisco sull'ago una nuova sequenza, di nuovo una perlina misura 6-0 e poi ovviamente le perline rosa misura 8-0 perché quelle color bronzo le abbiamo utilizzate nella sequenza precedente. E a questo punto in realtà tutto diventa più facile perché come vedete abbiamo soltanto due perline misura 6-0 e dobbiamo seguire esattamente lo stesso ragionamento. Quindi l'ago deve andare a passare nella prima perlina 8-0
che si trova subito dopo la perlina 6-0. La perlina 6-0 che incontriamo, la prima è questa qui, e ovviamente la prima perlina 8-0 è questa rosa. Vi ripeto, potrei anche semplicemente dirvi di passare all'interno della perlina rosa, però se utilizzate un solo colore di perlina 8-0, poi diventa difficile riconoscere la perlina, quindi è meglio utilizzare questo ragionamento del cercare la perlina 6-0 e quindi individuare così la perlina 8-0 all'interno della quale dovete passare, perché così in questo caso, se usate anche solo due colori di perline, uno per le 6-0 e uno per le 8-0, riuscite a capire qual è la perlina giusta. Procediamo con un'altra sequenza di perline: una perlina 6-0, due perline color bronzo perché le rose le abbiamo usate nel giro precedente. Individuiamo la nostra perlina 6-0, che è questa qui, la successiva, e con l'ago passiamo attraverso la perlina 8-0 che si trova subito dopo. E così si prosegue ripetendo questi ultimi due step che vi ho mostrato, ve li faccio vedere un'altra volta. La prima sequenza con le perline rosa. Individuate la perlina 6-0, che è questa, e con l'ago passate attraverso la successiva perlina 8-0. Procedo con la seconda sequenza con le perline color bronzo. Individuo la mia perlina 6-0, che è questa, e con l'ago passo attraverso la perlina 8-0 successiva. Lavorando molto velocemente, questo è quello che ottenete. È una lavorazione molto molto rapida, quindi in poco tempo riuscite a raggiungere una buona lunghezza. Per chiudere la lavorazione, ovviamente potete fare o dei nodi oppure potete ripassare attraverso le perline diverse volte fino a sentire che il filo è ben fisso sulla lavorazione. Se volete sapere come si fanno i nodi, vi lascio il link di un tutorial nell'info box sotto al video. La stessa cosa nel caso in cui la lavorazione sia piuttosto lunga, quindi magari volete realizzare, immaginiamo, una collana, e in questo caso probabilmente avete bisogno di aggiungere nuovo filo sulla lavorazione, perché il filo con cui partite non è sufficiente. La procedura da fare è esattamente la stessa. Prima cosa, chiudete il lavoro, quindi fate dei nodi oppure passate attraverso le perline. Poi prendete questo nuovo filo. E allo stesso modo, o fate un nodo per bloccarlo sulla lavorazione, oppure passate attraverso le perline diverse volte, poi raggiungete l'ultima perlina che avete aggiunto sulla lavorazione e proseguite con gli step che avete ripetuto fino a quel momento. Vi mostro anche come potete montare la realizzazione, perché ovviamente questa spirale, se è un po' più lunga, può diventare un bracciale o parti di una collana. Per montare la vostra realizzazione e quindi agganciare delle chiusure, ad esempio alla spirale, avete bisogno di cavetto d'acciaio rivestito di nylon. La misura poi la sceglierete voi, quella che vi sembra più opportuna. Avete bisogno di una coppetta che comunque abbellisce la parte finale della lavorazione. Vi servono degli schiaccini, io uso quelli tubulari, e poi se volete dei coprischiaccini. Opzionale è l'uso del salvafilo o del French wire perché diciamo abbellisce la realizzazione, però non è strettamente necessario in quanto il cavetto d'acciaio rivestito di nylon è già di per sé un filo molto resistente. Il primo passaggio da fare è quello di inserire il cavetto di acciaio all'interno della nostra lavorazione tubulare, facendo uscire il cavetto d'acciaio sull'altro lato della lavorazione, quindi abbiamo il cavetto d'acciaio a entrambe le estremità, come vedete. Lavoriamo inizialmente su una prima estremità, quindi prendiamo la nostra coppetta e la montiamo sulla lavorazione, facendo passare al suo interno sia il cavetto d'acciaio e infilando poi la coppetta in modo che possa circondare la parte terminale della nostra lavorazione con perline. Poi prendiamo lo schiaccino e inseriamo anche lo schiaccino sul cavetto d'acciaio. A questo punto, se vogliamo, possiamo utilizzare il French wire o i salvafilo per proteggere il nostro filo, altrimenti andiamo a ripassare direttamente all'interno dello schiaccino e poi anche della coppetta. E vedete che si crea un occhiello di cui potete decidere la dimensione spingendo il cavetto d'acciaio verso il basso. Ultimo passaggio è quello di schiacciare lo schiaccino, ovviamente, per bloccare il filo sulla lavorazione. A questo punto potete aggiungere il coprischiaccino per abbellire questa situazione, che non è proprio bellissima da vedere in questo modo. E per agganciare la chiusura, praticamente, o fate passare l'anello della chiusura all'interno di questo occhiello, prima ovviamente di ripassare con il filo all'interno dello schiaccino, oppure potete usare tranquillamente degli anellini di congiunzione per collegare
l'occhiello con l'anellino che si trova sulla chiusura. E in questo modo avete agganciato la prima parte della chiusura. Dovete ripetere gli stessi passaggi all'altra estremità della lavorazione per fare in modo che ci siano queste due estremità con la chiusura e che poi possiate agganciare e chiudere la vostra collana, il vostro bracciale e indossarlo. Come sempre, spero che tutti i passaggi siano stati chiari e ci sentiamo al prossimo video. Ciao, ciao, ciao!